In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Gli evangelisti non hanno timore a presentarci l'incredulità e i dubbi degli apostoli nel momento in cui da loro ci si aspetterebbe piuttosto la fede. È sorprendente e soprattutto rincuorante che la fede della Chiesa debba basarsi su persone che per primi hanno avuto dei dubbi. Non è facile accettare la realtà della risurrezione. Per questo gli evangelisti insistono nel sottolineare la realtà anche fisica delle apparizioni. La relazione dei discepoli che credano di vedere uno spettacolo non va dunque sottovalutata. La credenza negli spiriti e nei morti che ritornano dall'oltretomba era comune nel mondo antico. Per questo motivo Luca insiste nelle risposte di Gesù, che invita a toccarlo, a vedere che ha carne e ossa, la richiesta di mangiare pesce arrostito. Non si tratta di un cadavere tornato in vita, si tratta di mettere in evidenza che è lo stesso Gesù che era stato crocifisso. Anche in questo caso, però, la difficoltà ad accogliere il risorto viene dal non aver compreso in fondo il messaggio delle scritture. La lettura della parola di Dio nasce per il cristiano in un contesto di fede. Un dettaglio non trascurabile. Gesù mostra le mani e il fianco. Il risorto si coglie attraverso un corpo piagato. Così, toccando le sofferenze altrui, la carne sofferente di tanti nostri fratelli e sorelle, anche noi, ancora oggi, incontriamo il risorto. L'ultima parola del Vangelo di Luca ci riporta al tema della liturgia di oggi. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione
e il perdono dei peccati. Una delle conseguenze della Pasqua è così l'annuncio che nella morte e risurrezione di Gesù i peccati degli uomini sono stati perdonati. La Chiesa non potrà mai più essere più severa di Dio e non dovrà mai dare l'impressione di chiudere le porte a chi bussa. Bisognerà poi anche ricordare che l'invito alla conversione, prima che essere rivolto ai lontani, è un'esigenza delle comunità cristiane. Non dimentichiamo che il Vangelo di oggi ci ha mostrato come i dubbiosi sono proprio gli apostoli che Gesù chiama a essere testimoni della conversione e del perdono dei peccati.